Santiago Orduna, una sconfitta 3-0 che ha fatto vedere una Padova che ha giocato a sprazzi in questo match. Sì, sicuramente non è la partita che avevamo preparato, che ci aspettavamo. Loro il primo set ci hanno concesso tanti errori e noi ci siamo impegnati per lasciarli vincere il primo set. Credo che anche verso la fine un errore arbitrale importante ci ha mandato anche in confusione. Non sono scusanti, non abbiamo fatto tutto il possibile per meritare di vincere. Loro hanno giocato bene, hanno fatto quello che dovevano fare. Ovviamente dobbiamo analizzare noi e valutare quello che abbiamo fatto oggi per non ripetere, per cercare di dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Per dei momenti facciamo delle cose spettacolari e poi in un giro ci facciamo riprendere subito di 4-5 punti, quindi è importante lavorare sulla continuità. C'è stato anche un po' di nervosismo a tratti oggi. Sì, non so perché sinceramente è successo, più che altro il primo set. Forse, ripeto, c'è una decisione che forse influisce, però noi non ci dobbiamo condizionare di quello, perché quello che succede dopo quell'errore arbitrale è nostro, quindi anche se stavamo vincendo ci ha condizionato molto e non può capitare nella nostra testa commettere quegli errori e rimanere in una palla sbagliata. Mercoledì si va a giocare a Milano, a pochi chilometri di distanza da dove siamo adesso. Che tipo di sfida ti aspetti? Sicuramente sarà una partita molto combattuta, per noi è una finale, perché significa staccarli molto dall'ultimo posto. Sarà importante entrare in campo con un atteggiamento diverso a come siamo entrati oggi. Grazie, in bocca al lupo. Sì.